Diverse sono le raffigurazioni di Orfeo nel corso dei secoli. Molte mentalità differenti hanno reinterpretato il mito, dando a Orfeo più forme, dall'antica Grecia alla Roma cristiana, dal Rinascimento fino all'epoca moderna. Già nelle opere della Grecia antica si possono individuare le diverse scene in cui Orfeo verrà rappresentato. La prima è Orfeo tra i Traci, come si può vedere su un cratere a figure rosse risalente al V secolo a.C., ritrovato a Gela. Nel dipinto Orfeo suona la cetra, seduto su una roccia, guarda il cielo ed è circondato da quattro guerrieri traci. Orfeo è anche raffigurato tra muse, satiri e ninfe, ma soprattutto tra gli animali. Questa è di gran lunga la più popolare di tutte le scene in cui appare l'eroe. È riprodotta in centinaia di monumenti, che risalgono quasi tutti al periodo ellenistico o greco-romano. Affreschi, bassorilievi, sarcofagi, pietre incise, monete della Tracia o di Alessandria e in particolare mosaici. La scena presenta sempre le stesse caratteristiche essenziali. Al centro o nella parte superiore del dipinto, Orfeo seduto su una roccia che suona la cetra. Intorno a lui le bestie. Orfeo è anche rappresentato come Argonauta. Questa scena è riprodotta in una metopa ritrovata a Delfi. Nella metopa del tesoro dei Sicioni a Delfi è raffigurato un cantone, identificato con l'iscrizione Orphas, a bordo della nave Argo, in atto di accompagnarsi con la lira. Inoltre Orfeo è raffigurato nel mondo infernale. Polignoto nella Necchia, Omerica di Delfi, ha mostrato Orfeo nei boschi di Persefone, su una collinetta, che indossa un costume greco e suona la cetra. Mentre in diverse ceramiche greche, Orfeo è raffigurato mentre cerca di convincere Ade e Proserpina a restituirgli Euridice. Orfeo è talvolta raffigurato con Euridice, come si osserva nella copia bustea di un bassorilievo dall'originale greco del 450 a.C. circa, conservata ora nel Museo Archeologico di Napoli. Esso mostra l'ultimo commiato fra Orfeo ed Euridice. Sulla sinistra si trova Hermes, incedente verso destra e vestito di chitone fermato in vita con Clamide. Con la mano sinistra tiene per il braccio Euridice. La mano sinistra della donna è sulla spalla di Orfeo, raffigurato all'estrema destra nel momento in cui si volta indietro verso la donna amata. Orfeo veste un chitone con Clamide, fermato sulla spalla destra. Sul capo ha un berretto, nella mano sinistra stringe la lira. Con la mano destra sfiora il braccio di Euridice, lo sguardo è fisso e laconico verso la sua amata. Viene anche rappresentata la scena della morte di Orfeo. Come si può osservare, su un vaso di Nola, l'eroe distrutto alza la sua lira nell'aria. Una menade lo trafigge col suo colpo, mentre altri due si stanno preparando a lapidarlo. Infine viene raffigurata la testa di Orfeo, che secondo una versione della leggenda aveva il potere di cantare e produrre oracoli. Questa scena viene raffigurata in uno specchio etrusco appartenente alla collezione Casuccini, conservato al Museo Archeologico di Siena, risalente al 300 a.C. circa. In esso la testa di Orfeo è raffigurata in basso, circondata da molti personaggi, ed è rivolta verso uno scriba munito di tavolette stilo. Anche a Roma venne ripreso il soggetto di Orfeo. A Pompei si trova la casa di Vesonius Primus, o di Orfeo, al cui interno si conserva un affresco riguardante Orfeo tra gli animali. La figura di Orfeo era raffigurata inoltre in una fontana romana, chiamata Lacus Orfei, che si trovava nella quinta regione augustea, sul colle Esquilino. Di essa oggi non rimangono evidenze. Un passo del poeta Marzale e un frammento della forma Urbis Romae, una pianta della città di Roma antica incisa su lastre di marmo risalente all'epoca di Settimio Severo, permettono di ipotizzare che la fontana fosse formata da tre bacini e che fosse situata presso la piazza di San Martino ai Monti. La figura di Orfeo viene rappresentata anche in diversi mosaici e monete romane. Un primo mosaico risalente al I-II secolo d.C. si trova al Museo Archeologico di Palermo. Esso mostra Orfeo tra gli animali. Nel IV secolo d.C. vennero realizzati diversi mosaici raffiguranti Orfeo all'interno delle ville nella Britannia, come a Burton Farm, nei dintorni di Chester, e a Newton St. Lowe.
Orfeo è inoltre raffigurato su alcune monete romane, come nell'emissione di bronzo da Philippolis in Tracia, risalente al 209-211 d.C. Essa presenta al dritto il busto di Geta, mentre al rovescio Orfeo, seduto su una roccia che suona la lira. Un'altra medaglia su cui è raffigurato Orfeo è quella di Antonino Pio, in cui Orfeo è seduto e suona circondato da una grande varietà di animali. Nella Roma cristiana, Orfeo divenne un simbolo con cui rappresentare Cristo, come si può osservare in diverse catacombe. In esse, l'unica scena in cui Orfeo è raffigurato è quella mentre è circondato da animali. La sua figura appare per la prima volta nella catacomba di Callisto della seconda metà del II secolo, suonando la lira per due pecore. Orfeo è dunque paragonato a Cristo il Buon Pastore. Anche in altre catacombe Orfeo è rappresentato seduto in un vestito frigio, mentre suona la lira tra vari gruppi di animali. Il cantante è raffigurato nel mezzo della scena ed è rappresentato spesso come più grande degli animali o separato da essi. Si possono fare alcune considerazioni su questi Orfeo cristiani. Prima di tutto riguardo la collocazione. Infatti tutte queste opere sono esempi di arte funeraria, come affreschi nelle catacombe e sarcofagi. Inoltre Orfeo viene elaborato nello stesso modo in cui vengono elaborati i personaggi delle scene bibliche, cosa che fa sospettare che il tema sia impregnato di un significato abbastanza simile. Infine la figura di Orfeo viene collocata allo zenith della volta in due catacombe, cioè il posto più importante, spesso occupato dal Buon Pastore. Lo stesso accostamento con il Buon Pastore è suggerito dalla posizione centrale di Orfeo in alcuni sarcofagi, tra cui il sarcofago del Museo Pio Cristiano. Su questo sarcofago sono scolpite l'immagine di Orfeo e di un pescatore. Il primo è dunque raffigurato in un contesto iconografico che parla della sorte postuma del defunto e della sua salvezza o della pace che gli è stata promessa. L'unica eccezione in cui Orfeo non è raffigurato tra gli animali è rappresentata da una gemma sulla quale è incisa la crocifissione, con le parole Orpheus Bacchicus, incise ai lati del crocifisso. La pietra è databile attorno al III-IV secolo d.C. Esistono altri tre esemplari di gemme con la medesima iscrizione, dunque questo fa pensare che non si tratti di un falso. Com'è possibile che una figura pagana come Orfeo sia stata presa come simbolo per Cristo? Un'ipotesi è che così come Orfeo, suonando, riesce ad appacificare gli animali, così Cristo porta concordia tra gli uomini. Inoltre, la catabasi di Orfeo potrebbe essere considerata come l'anticipazione del trionfo di Cristo nell'inferno. Un'altra ipotesi è che Orfeo fosse accomunato a Davide, il musico biblico per eccellenza a cui sono attribuiti molti salmi. E dato già l'esistente nesso tra Davide e Cristo, sarebbe stato favorito anche quello tra Orfeo e Cristo. Questo modello di Davide Orfeo ricorre all'interno dell'iconografia ebraica come nel mosaico di Gaza, in cui il re Davide è definito da una didascalia in ebraico e suona la lira bizantina ammansendo gli animali selvaggi. Durante il Medioevo Orfeo compare nei mitografi, trattati riguardanti l'esposizione di miti greci e latini e in manoscritti che contengono le parafrasi del racconto di Orfeo, soprattutto nella versione di Ovidio, in cui ogni dettaglio è cristianizzato. Un esempio è l'Ovid Moralisé, scritto da un anonimo tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Inoltre, all'interno del De Deorum Imaginibus Libellus del XIV secolo, che descrive soprattutto il modo in cui gli artisti rappresentavano gli dei e i semidei antichi, la descrizione di Orfeo è anche illustrata con un disegno, che definì l'icona di Orfeo circondato dagli animali. La figura di Orfeo ebbe fortuna anche durante il 300 e il 400, soprattutto nella letteratura. Infatti, nelle arti figurative del 300 e del primo 400 non si trova quasi nessun'opera che raffiguri il mito di Orfeo, tranne alcune illustrazioni manoscritte delle Metamorfosi di Ovidio. Questo è spiegato dal fatto che l'arte italiana del 300 si dedicava completamente a temi e personaggi cristiani, come la Vergine Maria, Cristo e i Santi. Dopo la prima rappresentazione della fabula di Orfeo di Poliziano, si assiste ad un aumento notevole delle rappresentazioni di Orfeo nelle arti visive e soprattutto dei cicli pittorici. Andrea Mantegna è il primo a raffigurare il mito in tre scene nel Palazzo Ducale di Mantova,
Nella prima scena Orfeo suona la lira di fronte a due donne, a un albero e a un leone. Una delle donne tiene in mano un arco. Nella seconda immagine Orfeo si trova con la sua lira di fronte a Cerbero, che sorveglia le entrate degli inferi. Dall'apertura nella roccia esce una donna che sembra gridare. La donna è stata identificata a volte con una furia o con Euridice. Nell'ultima scena Orfeo è bastonato a morte da tre ragazze. La decorazione della camera fu realizzata fra il 1464 e il 1474 circa. Siccome non è stata stabilita definitivamente la data della prima rappresentazione della fabula, si riesce difficilmente a determinare se sia la fabula o la camera ad essere stata concepita prima e se ci sia un rapporto causale tra le opere. Probabilmente Poliziano e Mantegna sapevano di lavorare ambedue sul mito di Orfeo e si influenzarono a vicenda. Poliziano passò per Mantova durante i suoi viaggi e può dunque aver visto gli affreschi di Mantegna. Mantegna, da parte sua, può aver conosciuto la fabula di Orfeo durante la rappresentazione dell'opera, probabilmente a Mantova o attraverso un manoscritto. È impossibile affermare chi di loro fosse stato il primo a pensare a Orfeo. Lo stesso problema si pone per le placchette di bronzo o le medaglie che nel passato sono state attribuite a Bertoldo e oggi all'anonimo maestro di Orfeo. Era l'usanza a Firenze e a Padova di raffigurare dei temi mitologici in statuette, placchette e medaglie di bronzo che imitavano gli originali antichi. Le medaglie mostrano le stesse tre scene che furono rappresentate da Mantegna. Orfeo che canta per gli animali e per alcune donne, Orfeo che scende agli inferi e la morte di Orfeo. Non è chiaro però quali di queste opere fossero state eseguite prima, se quelle di Mantegna o quelle del maestro di Orfeo, né è possibile dire se gli artisti si conoscessero. La figura di Orfeo era molto gradita ai Gonzaga, come dimostrano scene del mito di Orfeo dipinte in alcuni luoghi del Palazzo Te, oltre alle sue rappresentazioni teatrali. Orfeo si trova nella Sala delle Metamorfosi, dove sono rappresentati alcuni miti ovidiani. Anche nella Loggia delle Muse del Palazzo Te sono dipinte due scene del mito di Orfeo. A sinistra della porta, Euridice è inseguita da Aristeo e viene morsa da una vipera. A destra, Orfeo suona per gli animali. Le due scene si basano non tanto sulla fabula di Orfeo, quanto sulle Georgiche di Virgilio, dove Aristeo ha un ruolo primario. Al personaggio mitologico venne in seguito dedicato un'intera stanza nel Palazzo Ducale di Mantova. Il camerino di Orfeo si trova nell'appartamento d'estate tra la stanza degli amori di Giove e quella del pesce. Il soffitto e le pareti sono stati decorati a stucco con episodi del mito di Orfeo. La sequenza comincia sul soffitto, con l'inseguimento di Euridice da parte di Aristeo e prosegue sulle pareti. Anche a Sabbioneta, nel palazzo del giardino di Vespasiano Gonzaga, che nacque da un ramo cadetto della famiglia, fu allestito un corridoio di Orfeo. Nel corridoio sono affrescati quattro episodi del mito: Orfeo incanta gli animali, Orfeo discende nell'Ade, Orfeo e Plutone, e la morte di Orfeo da parte delle Baccanti. La villa fu costruita tra il 1577 e il 1588 come un luogo dove Vespasiano poteva passare il tempo libero. Uno dei pochi disegni che alludono all'omosessualità di Orfeo è quello della morte di Orfeo da parte del tedesco Albrecht Dürer del 1494. Il cartiglio al di sopra della testa porta scritto Orpheus der erste Puseran, cioè Orfeo il primo sodomita. Le Baccanti stanno infatti punendo Orfeo per avere giurato di non amare più le donne dopo aver perso la sua amata Euridice, dandosi in alternativa ai ragazzi. Anche nel corso dei secoli seguenti vengono riproposte delle varianti di Orfeo, in letteratura, musica, pittura, scultura e nel Novecento anche nel cinema e nei fumetti. Tra i pittori sono diverse le scene rappresentate. Infatti, c'è chi ha privilegiato il momento iniziale del viaggio di ritorno, dall'Averno al Monte dei Vivi, come Jean Reux, Friedrich Rieberg e Rubens.
chi invece ha colto l'istante successivo al momento fatale, fondendo l'intensità drammatica dello sguardo di Orfeo con l'espressione consapevolmente disperata della sua sposa, come Francesco Cervelli, e infine chi ha congelato la dissolvenza di Euridice quasi aspirata dall'oltretomba. Anche la scultura sembra aver privilegiato un momento diverso della favola. Così è in Peter Vrusker II, in Antonio Canova, in Auguste Rodin e nel contemporaneo Arno Becker. Oltre a comparire in opere musicali e cinematografiche, la figura di Orfeo viene rappresentata anche in fumetti e cartoni animati. Un esempio è il poema Fumetti di Dino Buzzati, in cui presenta la sua versione del mito, con i personaggi Orfi ed Eura. Nelle animazioni, Orfeo è presente nel fumetto e cartone animato de I Cavalieri dello Zodiaco e nel 15° episodio di C'era una volta Apollon. Spegnerò io la loro vita. Ah? E quello? Accomodati. Orfeo della Lira. Orfeo, ma questo nome io... Sì. La sua fama lo ha preceduto. È il leggendario cavaliere d'argento i cui poteri si dice che superino perfino quelli dei cavalieri d'oro. Orfeo. Che suono dolce e melodioso. Non ho mai sentito una musica così bella. Quella super bionda è Euridice, ninfa del bosco, protettrice del verde. Non so voi come la pensate, ma secondo me è anche più bella di Afrodite. Che cosa hai detto? Così cadono tutti i peli. Lo sapevo, ma io furbo messi i tappi nelle orecchie. Ti prego, falla smettere. Abbi pazienza, mia adorata. Questa tortura non durerà a lungo, almeno è quello che spero. Accidenti, che fracasso infernale. Io non resisto. Euridice, che cosa hai fatto? Rispondi, amore mio. Ma è morta. Come farò senza Euridice? È colpa tua, hai fatto saltare in aria quel serpentaccio. Lui l'ha morsicata. Non è possibile, ora che fa? Non c'è dubbio, è mia moglie che ci sta seguendo. I dei deliferi hanno mantenuto la promessa. Euridice, sei ancora lì, tesoro mio? Certo, Orfeo. Questa voce non l'ho mai sentita in vita mia. Non è della donna che ho sposato. Andiamo, non dire sciocchezze. È tutto frutto della tua fantasia. Accidenti, non resisto più. Fermo! Ti sei voltato, Orfeo. Ma che dici? Non è vero. Bugiarda, l'ho visto io. Attenta a come parli, regnante dei miei stivali. Sei troppo sospettoso per me. Fanatico, antipatico. Ti odio e ti detesto. Basta. Falla smettere, marito. Sto scoppiando. Visto che vi piace tanto, continuo. Basta, basta, vi scongiuro, smettetela. Potete riprendervi Euridice, ma basta che filate via con quella maledetta lira. Evviva, avete sentito che ha detto quello là? Forza, Apollon, andiamo prima che cambino idea. Sempre il solito Orfeo, ancora non ho un pizzico di coraggio. In fondo qui non ci sta tanto male. Finalmente insieme. Amano, vivranno felici e contenti. Non sarebbe successo se tu non ti fossi messa in testa di diventare una musicista. Me ne rendo conto, grazie. Ho già deciso di abbandonare l'idea. Brava, batti all'ippica. Abbandono perché mi sono accorta di cantare.